Fluff! Fluff! Oh! Fini sacque! No! No! Più enfasi! Finis acque! Più solenne! Finis acque! Brillante! Finis acque! Psicologico! Finis acque! Sintetico? Non mi riesco! Lascia perdere! Più caloroso! Finis acque! Oh! Bene! Una breve storia legata a... al bene assoluto e primario, l'acqua! Una storia in cui due o più persone si rendono conto amaramente che l'acqua, bene assoluto e primario, è in via di esaurimento. E quella che c'è ancora è inquinata. Problema planetario. Responsabilità evidenti. Tuttavia, una delle due persone afferma che con qualcosa tutto può cambiare. Lo scoprirete via via. Il fatto curioso, cari amici, è che questa storia... semplice ed attuale. Noi ve la racconteremo... teatralmente, si intende. In 19 modi diversi fra loro. Variazione 1. Generico, ripetitiva. Abbassare, più trecche più. Abbassare con le canzoni senza fare. Non c'è più niente che va. Una pistola, una pistola. Non ci sono più bambini. Una pistola, sono più vecchi. Una pistola, una pistola. Non siamo più sicuri. Non siamo più vecchi. Non ci sono più le stagioni. Una pistola, e nemmeno il rovescio, non piove più come una volta. Una pistola, quando piove acido. Una pistola, e la neve chi se la ricorda. Una pistola, torrenti e le cascate non esistono. Una pistola, più. Tutto è senza senso, sopra, sotto, in alto, in basso. Una pistola, quelli di una volta, quelli sì, quelli di oggi non lo faccio, se no è consumo. Una pistola, 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 una pistola. Ce l'hai? No, mi dispiace. Sbrigati. Ma ti pare il caso? Cosa ti prende? Dai, muoviti e non fiatare. Sai cosa devi fare, no? No, cioè, sì, va bene, vado. Variazione 2, shakespeariana. Triste destino dei mondi! Perché questo maledetto, presente, assetato e corrotto sole nero, frutto dei nostri più terribili rimorsi? Che succede, mia lady? Guardo con tristezza la crepuscolare bellezza di questo tramonto epocale. Che cosa rimane del nostro regno, mio lord? Dove i granai di un tempo? Dove l'acqua ruselante per i bambini scozzesi? Scozzesi? Ci sono nemici in giro? I benindipendenti, oh lord! Dove l'acqua e i rivi sentivano scrosianti come canti d'infanti. Oh sì, tra le fresche rocce, gorgogli di gocce, onde ruscellanti, cascate sonanti. Hai ragione, mia lady! Dove la forza per reagire al destino? Allelu, 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 all'ineluttabile corso degli eventi. Ma come reagire? Revolver, l'arma moderna che tutto può risolvere. Chi diede di quest'arma si potente, mia lady? Di Turingia un negromante. O Fuffante un tuo amante? Naturalmente. Ma adesso pesi e senza indugi il colpevole colpisce. E tu, questa sera, quando la luna caccerà fuori la sua corona d'argento, decupla la tua
tua potenza, con il tuo soffio bruciante, e accorcia gli empi giorni di Lord Stretford, Apolevon, il signore delle acque del regno, lui che gozzovigliava con le otri piene, mentre le risaie disseccavano, i laghi boccheggiavano, le oche stramazzavano, i bradipi si estinguevano. Cade la tempesta a nord, e tra poco cadrà anche il Lord. Quanti lutti annunceranno ancora il regno di Inghilterra! Variazione 3, fantascientifica. Situazione catastrofica su pianeta Alfa 33. Fiumi, laghi e canali potabili a secco. Scorte terminate. Desertificazione totale imminente. Popolazione zone P e K invasa da batteri zico deprimenti. Necessitiamo istruzioni. Cicu, cicu. VTP a CCT incredibile. La nostra strumentazione risulta a livelli limiti solo lievemente inferiore a norma e da monitor popolazione P e K irradiata da tungsteno, ma felice. Precisate CCT, QC. CCT a BTP, vostri strumenti da buttare. Mastro nave controllo, che fa? Necessitiamo istruzioni. CQ. Astronave controllo fuori controllo. Mandiamo astronave cisterna, riserva speciale. Provvedete intanto, fa sgombrare pianeta. QC. Impossibile, BTP. Balcone per i migranti spaziali fuori uso. Unica soluzione. Decimazione popolazione per evitare caos e olocausto generale. Chiediamo autorizzazione immediata per uso pistole a microcinquine. CQ? Attenti, CCT, rischio di rinculo ultrasonico e di ripercussione retro fuori complesso solari, QC. Rischio valutato, ma unico mezzo rimasto per ridurre popolazione a misura di liquidi rimasti per sua sopravvivenza. Procediamo con urgenza. Chiudiamo, BTP. No. CQ? No, CCT, no. Non potete, CCT. CCT! Cucci. Io persi. È venuto un assente con tutte ste cibo. Variazione 4, ermetica. Ti penti? Ma che c'entra? E niente, benvenuto. E tu
tutti una merda generale. E tu pensi che con quel... ma da solo non basta. L'esercito vorrebbe, l'esercito. Ci avrei un altro. No, davvero. Davvero. Allora andiamo. Andiamo dopo. Non ti preoccupare. Sì. Dite sì. Sì. Ok. Variazione 5. Sportiva. Per rivivere insieme questo che le battita, drammatico, asmatico, patetico, dove la nostra azione di calcio si sta giocando gli ultimi minuti di speranza. Il commento tecnico a Barzaghi. Ehi, i nostri sono a terra fisicamente e moralmente. Il centrocampo è affannato, confuso. I difensori sono azzoppati e non si possono sostituire. C'è anche da dire che l'arbitraggio non è stato a nostro favore. Ma non possiamo sempre dare la colpa agli arbitri quando le cause sono tecniche, di preparazione. Grazie Barzaghi per la nota tecnica. Attenzione, Cialdini che prende palla. Cross per Vedini. Ah no, viene anticipato. Guarda, anticipa, era gioco pericoloso. No, è Vedini che si è buttato. E se è un attaccante, se è un terzino, fa il gioco pesante, fa solo il suo lavoro. Non è più la squadra di qualche anno fa. Sì, adesso con cosa prendono? Con i soldi, i club e anche i giocatori per i diritti televisivi. C'è anche da dire che però con tutti i guadagni hanno eliminato l'acqua a bordo campo e negli spogliatoi. Ma che c'entra? Quello è il problema generale. Anche gli avversari non ce l'hanno, eppure. Se per questo non capito, ma attenzione, vediamo Cialdini che prende palla, cross per Vedini, velo, Brocchini, ne passa uno, ne passa altro, dribbling ipnotico, oh no! Viene atterrato lì, sulla linea del campo! E questo cos'è? Si non ha buttato! Arbitro venduto! Venduto! È rigore quello lì, rigore! Ma niente, l'arbitro lascia andare, non c'è più nulla da fare, non sappiamo più come continuare. Ormai la nostra nazione manca solo 4 minuti e non sanno come recuperare. Iniziano una pietosa melina gli avversari, ah, l'orgoglio passato. Attento, Rapati! Ah sì! È arrivato qualcuno! Attenzione, attenzione! Vediamo ancora che Brocchini riprende palla, attenzione, la passa Vedini, Vedini passa Brocchini, Brocchini di nuovo, si accentra, attenzione, passa 1, 2, 3, ah, davanti al solo arbitro, no! Non farcelo di nuovo, da dietro! No, 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 arbitro cornuto! È rigore, rigore, non è rigore! Non è possibile, Brocchini lasciato ancora lì in mezzo all'area, il dato arbitro ammonisce a destra, a sinistra, e lo stadio è tutto a tribuno, tutti addosso all'arbitro! Guarda, vediamo massaggiatore, allenatore, tutti addosso all'arbitro! Ma ecco che arriva qualcuno! Se hai ragione, pensa che aspetta, sta arrivando qualcuno, ma chi è? Non riesco a capire! Snodini, sì, vediamo, il massaggiatore Snodini ha qualcosa in mano, lo sta consigliando all'arbitro. Che cos'è, Barzaghi? Ma sembra un revolver, una Smith & Wesson del 76, calcio in avorio, made in Taiwan. Sì, ma giusto, grazie per la nota tecnica, ma no, non mi sembra un revolver, è più, Ah, sì, hai ragione, una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Dove sarà stata procurata? Attenzione signori telespettatori, vediamo il massaggiatore Snodini che consegna la bottiglietta d'acqua all'arbitro che subito va a sentire il segnaline. Sono attimi di febbrile attesa, vediamo l'arbitro che si avvicina al centrocampo, fisca ed è rigore per la nostra nazionale! Che ci voleva! Abbiamo quindi l'occasione per qualificarci, vediamo l'arbitro che incarica Vedini del tiro, che si avvicina al dischetto, sposta ancora un po' Brocchini, lasciato ancora lì in mezzo al campo, non soccorso nessuno. Prende la rincorsa, l'arbitro fischia, ed è gol! È gol! È gol! L'ha pensata bella Snodini, chissà quanto ci è costata sta qualificazione. E finalmente non c'è più tempo per rimettere la palla in mezzo al campo! E abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Tutti a festeggiare! Vediamo ancora... Ma... Brocchini ha avvicinato da qualcuno! Chi è quello, Barzaghi? Ma credo che sia il cappellano dello stadio, credo che per Brocchini non ci sia più niente da fare. Ormai non c'è più tempo, tutti a festeggiare, tutti che baciano la maglia! Sì, è troppo totale! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Oh!
sono triste, Lillina. E perché sei triste, Lillina? Perché piango sempre, Titina. E perché piangi sempre, Lillina? Perché sei triste, lo so, ma quello che non so è il motivo perché sei triste. E non dimmi perché piangi, Papino e bambina non mi vogliono più bene, Titina! Ma perché non ti vogliono più bene, Lillina? Perché piango sempre, Titina! E rompi le balle, Titina! E i tuoi non ne possono più? È tutta colpa di Bobone, Titina! E chi è Bobone, Lillina? L'idraulico, Titina! Non viene più giù acqua dai tubini e mammina e papino mi picchiano se bevo la tanica di nascosto, Titina! E ci credo, Lillina! E così loro litigano e se mi vedono bere di nuovo mi picchiano di nuovo, Titina, qui sul capino! Ma che ci devo fare, ci accede! È la cicità, Lillina! Che ci vuoi fare? Io ce l'avrei, Titina. Ho qui sotto un pistolino. Un pistolino, Lillina? Sì, guarda, Titina. Cosa vorresti fare, Lillina? Ammazzare mammina e papina. Ma cosa dici, Lillina? Così non mi picchiano più sul capino. Noi ci beviamo la tanica tranquillini. Ci stai? Una tanica piena? Ah, si può fare, Lillina! Variazione 7. Primitiva. Ma guarda, Grugola! Pago! Ulo! Paguga! Ursaco! Grataco! Parla buono, sennò tutti dice che te bestia! Rimasto stumiato! Te vuoi del tuo lastra in te lo colo! Voglio glu glu! No glu glu! Urso di caverna, te magna! Ma mi moro di seta! Ma no, parucchi, no! Te farma sorde urso! Basta! Non è possibile che glu glu rimane di urso e parucchi e paruca muore di sé! Ma l'urso le... Barulho.
Ugo, non sprecare tua invenzione più bella. Tanto non so cosa fare di sta fare qui. Sta per la campus la testa dell'urso! No, no, Asurgi! No, no, piuttosto, Balugo, sacrifico me un quarto d'ora in braccio dell'urso. Urso distratto, Balugo dissentato. E no, e domani, Balugo, ansietato, ancora no! Urso non è tanto cattivo. Urso meno brutto di come te di pringerlo. Aspetta un momento. Cosa, Balugo? T'è innamorata dell'urso? M'è innamorata dell'urso? Ma no! M'è innamorata di Balugo. E perché te mai beve glu glu di sta latita? Perché te sempre male di crapa la notte, tre? Cuscino di pietra. Anche urso è duro per me testo, ma... Balugo arrangia l'urso. Cos'è sta roba Balugo? Invenzione nuova di stanotte! Despera ursi se chiama! Pensa Baluga! Pensa... Per un pensa Baluga! Tu ma per Baluga? Una bella felice di ursu! Non hanno voluto lasciare affondare le navi senza di loro.
Don. Don. Ding. Già ne sei. Lo dici per umiliarmi? Dico solo che sono già le sei e tu sei ancora lì inutile. Un cipriato. Gli uomini, tutti uguali. Che cosa dovrei fare secondo te? Colpire i responsabili, punire i colpevoli di tutto ciò. Gli avaffatori, i truffatori, i malfattori. Ce l'hai con i tori adesso? Non eri una moderata elettrice inglese? Tra poco il nostro acquatico benessere inglese finirà. E anche per colpa tua se non fai niente. Che cosa faresti se fossi al mio posto? Prenderei quella pistola inglese sotto il mio stupido culo inglese e sparerei a tutti i responsabili di questa situazione inglese. Don. 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 Ma sono le 5, cara. È l'ora del tè? Sbrigati, o non ci sarà più tè in futuro. E la cantatrice calva? Si pettina sempre allo stesso modo. Ah. Vai adesso. Seguire me. Cosa?
Dan Whisper, agente della polizia antifrode di Brooklyn. Quella del ponte. Antifrode? Perché? Di cosa ci incolpate? Queste due spacciano acqua. E lo sapete che l'acqua la può distribuire solo la City. Ah, ah! Ecco infatti qui la merce. Vede queste due, commissario? Ispettore Dan, ispettore Reed. Queste due sotto la patina di prostitute per bene spacciano acqua. Pesci piccoli, dopo tutto. Comunque adesso mi seguirete in centrale. Ma, agente, dobbiamo venire così. E che mi importa? Ma prendiamo almeno le borsette! Ah, muovetevi. Coglioni, ma cosa stai a fare qui nel Bronx? Questa è giurisdizione mia e quelle sono la mia paga extra. Cosa pensavi? Che le avrei arrestate? Volevo solo spaventarle e prendermi la mia parte. Sei arretrato, Smith. Reed, no Smith. Ormai gli affari non si fanno più in questa maniera. Noi l'acqua la sequestriamo e poi la rivendiamo, è semplice. Il giro di milioni e milioni di dollari, capisci, Cheese? Vedi? Queste due erano veramente solo pesci piccoli, poco importanti. Però non potevo certo tollerare che continuassero così. Il giro è un altro. Papaveri della politica e di Broadway. Che dici? Sei dei nostri? Ok, cosa devo fare? Comincia ad alzare le mani e non fare scherzi. Giù le mani se non vuoi dare... Giù la pistola se non vuoi dare aria al tuo cervello. Chi siete? Due poliziotte della squadra anticrimine di Brooklyn. Quella del ponte! Proprio così. È da mesi che stiamo dietro a un giro di corruzione tra gli ispettori della Grande Mela, sia nel buon costume che nell'antifrode. E che fortuna beccarne due insieme. Due squalette a quanto pare. Beh, modestamente. Sulle mani e via. Sono già su. Bel lavoro, Susan. Bel lavoro, John. Variazione 10, becchettiana. Didi! Gogo! Sei tornata? Ma sei proprio tu? Come sei conciato? Dove hai passato la notte? Lascia stare. Ti ho sentita poco fa. Stavi cantando. Già, è vero. Mi ricordo. Mi ha fatto dispiacere. Ho pensato, è sola. Mi crede partita per sempre. Eppure canta. Mi sento in gran forma. Non ho dovuto alzarmi questa notte neanche una volta. Vedi? Perfino a pisciare te la cavi meglio quando io non ci sono. Ma no, dai, che sono contentissima che sei tornata. Credi? Certo. Allora ridillo. Cosa devo ridire? Ridì. Sono contenta. Sono contenta. Anch'io. Anch'io. Siamo contente. Siamo contente. Facciamo adesso che siamo contenti. Aspettiamo Godot. Già, è vero. Qualcosa è cambiato qui da ieri.
se non venisse? Chi? Godot. Vedremo il da farsi. Guarda quell'albero. Ieri non c'era. Ma sì che c'era. Ci è mancato un pelo che non ci impiccassimo a un suo ramo. Non ricordi? Te lo sei sognato. Guarda, è diventato tutto secco. Ti sarà mancata l'acqua. Manca dappertutto. E quando è successo? Ieri, l'altro ieri, qui, là, laggiù. Ecco perché volevamo impiccarci. Adesso ricordo. Cosa ti dicevo? E cosa possiamo fare? Quello che facciamo sempre. Cioè? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Trascinato la mia fregatura di vita in questo deserto. Dovrò pur partire un giorno. Partire? Cercare l'oasi, l'acqua. E se non venisse? Viene, viene. Prima o poi. E se viene? Ritornerà l'acqua, la vita. Allora gli andiamo incontro. I pantaloni. Come? I pantaloni. Vuoi i miei pantaloni? Ti stanno cadendo. Tirali su. Già, è vero. E perché ho in tasca questa? Mettila via. A che ti serve? Non c'è più nessuno. Ci sei tu. E nel caso Godot non venisse? Verrà, verrà. E poi non volevamo impiccarci. Già, è vero. Allora andiamo. Andiamo. Dice che sono una rovina famiglia, che me la farà pagare. L'altro
Stefano. Figurati, si è messo l'anima in pace. Felice come una Pasqua. Tanto che da quando sa che sto con Alberto non mi passa più gli alimenti. Adesso sta con un'altra, non so chi sia. Ma io come faccio senza alimenti? Come faccio a pagare le bollette? Quella dell'acqua poi, non parliamone. Figlia mia, ma tu ti fai anche un bagno al giorno. Ma sai quant'acqua va via? Non docce, bagni. No, ma tu non capisci, a me serve per pulirmi, purificarmi, lavarmi via da tutta questa vergogna. Ma vergogna di cosa? Di essere stata una donna infedele, di averlo tradito con tutti gli uomini che mi passavano vicino. Se per questo sei stata anche con Alberto. Di quale Alberto parli? Di mio marito, anche lui fa Alberto. Ah, ma sai che me ne sono pentita. Quante lacrime ho versato davanti a te. La nostra amicizia si sarà pure incrinata, ma non è mai finita. Vero, ci siamo sempre dette tutto, Beh, adesso posso dirtelo. Sai, io sapevo che Stefano ti tradiva. Stefano mi? Sei sicura? E tu come fai a saperlo? Semplice, sono la sua amante da 11 anni. Cosa? Più volte avrei voluto dirtelo, ma sai, adesso lui si è trasferito da me. Da te! Tu sei quella con cui mi... Maledetta! No, calma, nessun insulto. Vuoi forse rovinare la nostra amicizia? Hai ragione, scusa. Ma quindi tu... Tu potresti... Potrei cosa? Tu potresti convincere Stefano a passarmi di nuovo gli alimenti? Adesso tu sei con Alberto. Con due Alberto? Sì, ma l'adulto avrà pure un lavoro. Precario e deve già passare gli alimenti all'ex moglie. Ma io come faccio senza alimenti? Senti, Fabia. Olivia! Olivia, sì. Olivia, da amica, da vera amica. Tu devi capire che adesso Stefano deve pensare a me. E i miei due figli avuti mentre stavo con Alberto. Ma di quale Alberto parli? Ma di mio marito. Che però non è il tuo Alberto di adesso, eh? Hai avuto tre figli con Alberto? No, ho avuto tre figlie mentre stavo con Alberto. Probabilmente due sono di Stefano. Il mio ex! E io che tiro amica! E lo siamo ancora, no? Sì, certo. Senti, Barbara... Giovanna. Sì, scusa. Da amica, da vera amica, devi convincere Stefano a pagarmi almeno le bollette. Già. Col fatto che ti fai un bagno al giorno? Ma sai quant'acqua va via? Sai che spreco di acqua e di luce? Ma a me serve per pulirmi, fuori e dentro! Sì, con enorme spreco di acqua e di luce, con quello che costano al litro e al kilowattora. No, 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 tu non mi capisci. Sento che la nostra amicizia si sta spezzando. Ti prego, se non tutte queste bollette, almeno quella dell'acqua! No, quella dell'acqua no. Fosse quella del gas, potrei pensarci. Sempre che tu non decida di ammazzarti aprendo il forno. Barbara, insisto. Devi convincere Stefano a pagarmi almeno le bollette dell'acqua. Posso provarci. Quanto ti serve? Almeno 5 bagni la settimana. Variazione 12. Divina. Le loro teorie sulla mia non esistenza mi mandano in crisi di identità.
creda. Cosa si sente? Gliel'ho detto, sono un po' confuso. Che giorno è oggi? È domenica. Ah, ecco perché non si vede in giro nessuno. Anche lei dovrebbe riposarsi, è il settimo giorno. In effetti mi sento come bastonato. Sarà la rabbiatura per la mia ultima creazione. Quale creazione? Il pianeta Terra. Sa una cosa? I terrestri appena creati non fanno altro che sperperare tutti i doni della natura che ho dato loro. Fanno la pipì e la cacca nei torrenti. Le loro donne fanno bagni in vaste enormi. Lasciano gocciolare tutto il giorno le fontanelle. Ma non è che posso fare sempre l'onnipotente. Mi sono arrabbiato e dunque... Dica 33? Signorina, non si danno ordini a Dio. Non si prega. La prego di dire 33. Così va meglio. 33. 33. 33. Bene. Adesso faccia, cioè, la prego di fare. Oh mio Dio! È incredibile, ha la gola così scura che non si vede niente. Le vie del Signore sono impenetrabili, signorina. Comunque, dagli occhi e dal respiro devo dire che lei si è davvero affaticato. Siamo poca cosa. No, non si butti così giù, creatore, allo stress da prestazione. Quei terrestri maledetti, buttare a schifo tutto quel bel di Dio. Forse sono troppi per le risorse che ci sono. Forse, non fanno nient'altro che formicare e formicolare. Ha mai pensato a una soluzione come questa? Mandare qualcuno ad ammazzarli? Semplicemente far conoscere loro le armi più sofisticate. Ah, quelle le conoscono già, mi creda. Non sono stati neanche appena creati e già si ammazzano tra fratelli. Comunque, lei per oggi si riposi. È l'unica medicina che le do. Domani creerà un altro pianeta e vedrà che le verrà meglio. La Terra, non ci pensi più. La ringrazio, dottoressa. Quanto le devo? Oh, mi dia il pane quotidiano, è sufficiente. Va bene. San Michele Arcangelo! Dove è finito? Anche lui di riposo. Eccomi, signore! San Michele, porti una baguette, due baguette per la signorina, già tagliata. E nessun gioco con la spada. Forza! Subito, signore! Grazie. Arrivederci. Pane quotidiano, pane quotidiano. Intanto questa, con una visita, si è fatto il guadagno della giornata. Questi medici, una casta, non c'è più religione. Mi vuole già mandar via.
Così presto andate a desinare. Ah, vedete bene, c'è l'acqua da spillare. Brocche, bottiglie, caraffe. Oh, certo, ma quando sei dell'acqua marcia, conviene stare attenti a spillare qui e là. Balorda. Ma questo ci siamo fatti una fontanella proprio in salotto che pesca a 30 metri di profondità. Un torrentello casalingo, si può dire. Un torrentello casalingo? Voi non l'avete la fontanella in casa? Ma se lo sai, Baldracca? No, non l'ho fatto fin dal mese passato. E noi quest'anno abbiamo anche il ghiaccio. Ghiaccio per rinfrescare questo bene dell'acqua ormai così raro. Oh, noi l'abbiamo dall'anno passato. Ma bisogna vedere che ghiaccio. Il nostro viene fuori profumato all'acqua di rose. Bestia. Moda, moda. Voglio vedere come resta quando le dico del depuratore ionizzatore. Sì, in materia di moda credo di essere sempre stata io una delle prime. Presuntuosa. Ma voi, nel vostro salotto, che fontanella avete? È un depuratore ionizzatore. Ionizzatore? Mm-hmm. Anche lei? Mi pare che non sia la moda. Chi ve l'ha venduto? Mi spiace che io abbia un ionizzatore. Oh, affatto, c'ho gusto. Sto morendo. Sono sola? Ah, perché? Sapete che l'ho? Ebbene, la fortuna di un rabdomante venuto di Francia è cosa da pochi. E lui è venuto subito perché pago puntualmente. Io e l'idraulico non lo faccio tornare più di una volta. Beh, ma io credo che tutte paghino. Oh no, non tutte. Non tutte nel modo che abbiamo noi, credete. Vi sono di quelle che fanno aspettare degli anni. E poi l'idraulico si impunta, vuole essere pagato, magari in natura. E nascono delle baruffe in famiglia. Prenditi queste e sappimi dire se è alla moda. Non credo parlassi di me. A meno che l'idraulico non abbia parlato. Lo tratterò come merita. E quanta acqua vi depura al giorno questo bel ionizzatore? Oh, non lo so. Può darsi che non lo useremo neppure. Sapete, io sono così. Mi basta davvero la roba, ma non mi curo poi di usarla. Brava Vittorina, vittoria su tutta la vita. Oh, mi fa un cenno che il pranzo è all'ordine, che mio padre vuol desinare. Ma vi leverò l'incomodo. Se volete restare con noi mi farete molto piacere. Quasi quasi ci resterete la curiosità del torrentello. Signora Giacinta, a buon rivederci. Addio, cara, vogliatemi bene che va sicuro che io ve ne voglio. Un bacio almeno. Signora mia. A forza di fingere, mi sento crepare. Quasi quasi. So io come trattarla. Vi accompagno? Oh, no, prego, non vi incomodate, cara. Sono comodo, prego. Le donne invidiose non le ho mai potute sopportare. Commissario, mi fa strano chiamarla commissaria, lei, una donna. Vuole continuare? Il fatto è che a questo mondo sono diventati tutti pazzi. Pazzi. Una volta non era così. Che ci vuole fare? Comunque anche la polizia non è più quella di una volta, mi scusi. Viviamo in un'epoca difficile. Comunque fate bene, signora commissaria, ad aprire un'inchiesta su questa faccenda dell'acqua nel quartiere, perché lì sono diventati tutti pazzi e delinquenti. Senta, ho diverse testimonianze che la riguardano, signor Malabaila. Oh, sì. Non mi possono vedere. Mi odiano. E secondo lei perché? Che ne so, invidiosi. Forse perché io ho un'attività e loro niente, sa, immigrati. Vivono alla giornata. Furti, minacce. Minacce? Sembra che lei possegga una pistola. Io? Una pistola? Io? Ma lei vuole scherzare, dottore? Ma si figuri. I suoi vicini sostengono che lei abbia minacciato il loro bambino che giocava sul pianerottolo. Giocava? Ma quello non faceva altro che gridare Totò, Totò, Totò.
tutto, tutto il giorno, poi ciu 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 ciu, faceva il treno a vapore per ore ed ore. Dicono che lei l'abbia minacciato di ficcargli del piombo nel cervello. Nel cervello, sì, gli ho detto che gli avrebbe fatto bene averne un poco, pure i suoi genitori. Veniamo al dunque, signor Malavalla. No, 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 Malavalla, mi scusi, ma è un cognome nobile e ci tengo, sa? La mia attività ci guadagna. La sua attività, appunto. A quanto ci risulta, signor Malavalla, vende acqua, vero? Io no. Mia moglie. Vende l'acqua a tutto il quartiere. E la licenza per fare questo? Ma le case popolari ci conoscono e ce lo permettono. Poi, cosa vuol dire? Cosa vuol fare? Anche il nostro lavandino è l'unico che funziona nel quartiere, quindi mia moglie rende un servizio. Poi alle case popolari. Alle case popolari la temono, visto che è andata lì a minacciare. E con la pistola. Minacciare? Io? Ma lei vuole scherzare? Il direttore, il dottor Timpani, è un carissimo amico e... Col dottor Timpani ce la vediamo dopo. È indagato anche lui. Ah, poverazzo. Torniamo a lei. Mi piace. Sì, sì, torniamo a lei, signor Malavalla. Che mestiere faceva fino a qualche mese fa? Io? L'idraulico. Stagnino. Era un buon idraulico. Guadagnavo bene, non avevo concorrenti. Perché minacciava i loro cervelli? Io? Minacciare i loro cervelli? No, ero bravissimo! Mi creda! Diciamo che la credo. E diciamo che poiché la credo, sono convinta che tutte le strozzature, le rotture e le disfunzioni alle tubazioni che portano acqua al quartier popolare nord siano opera di una sola persona. Lei! Ma lei vuole scherzare, come sa? Ma... E della signora Olga, la sua vicina, che mi dice? Chitta! Intrigante, una spiona, un'immigrata dell'est. Si fa sempre gli affari degli altri e sparla in giro di tutti. Dice le cose più assurde. Forse sarebbe meglio dire diceva, visto che è stata ritrovata morta ieri sera davanti alla porta di casa sua. Oh, di casa sua? No, di casa sua. Oh, di nuovo a sporcarmi lo zerbino. Il suo divertimento. Lei è stato visto uscire più o meno all'ora dell'omicidio? Io, sa, esco sempre a quell'ora. Sì? Vede? Lei si tradisce, mio caro. Io mi tradisco sempre a quest'ora. Volevo dire, ma secondo lei perché avrei dovuto ucciderla? Perché la signorina Olga era una testimone ingombrante, visto che l'aveva vista compiere le sue azioni. La signorina Olga era una pazza, come del resto tutti gli altri nel quartiere. Tutti mi odiano, è troppo facile accusarmi. La odiano tutti perché lei vende acqua a prezzi altissimi. Altissimi? Giusto, anche perché di fronte alla penuria d'acqua a livello mondiale... Sì, sì, lasci stare. E mi dia la sua pistola. Non ce l'ho mica io qui con me. E la devo far perquisire? Eccola! Ed è lo stesso calibro del proiettile che ha ucciso il Kostancic. E ha appena sparato. E lei continua a negare? Signorina... Io le dico. Me la dia. Lei è ancora giovane. Me la dia. E non faccia stupidaggini. Guardi, gliela potrei anche dare, ma ho una sola condizione. Una sola condizione. Sentiamo. Che mi faccia proteggere. Sì, mi faccia proteggere, perché lei deve capire. E qui nel quartiere sono diventati tutti pazzi. Pazzi! D'accordo. Ah. Variazione 15. Profetica. Aspettava.
Ah, il pacco, sì. Mi aveva avvertito una strana telefonata. Molto strana. Sembra pesante. Pesante per i rischi che comporta. Firmi qui. Il suo mestiere? Oddio, mestiere. Vabbè, non importa, cioè, non me lo ricordo. Devo annotarlo. Ma sì, ma i mestieri oggigiorno si somigliano tutti. Tutti premono tasti in macchine sempre più piccole, inseriscono dati in schermi luminosi. Ma io sono uno di quelli. Ma mi dica, qui davvero c'è il pacco del disarmo mondiale? Lei ha il compito di custodire il contenuto di questo pacco nella sua camera da letto per 6 mesi. Fra 6 mesi un altro incaricato verrà a ritirare il pacco e lo consegnerà ad altra persona. Il futuro del pianeta è nelle sue mani. Non ne deve parlare con nessuno, capisce? Deve dimenticare di averlo. Oh, che bello! Ma solo una domanda, perché proprio me? Lei non ha moglie? Beh. Non ha amici? Non ha più i genitori? Non ha quasi parenti? Conduce la vita più anonima al mondo. È uno dei migliori candidati per questo scopo. Vede, a noi non interessano le persone in carriera, i tipi brillanti, curiosi, intelligenti, o anche solo con tanti amici, o con moglie e figli, no! A noi interessano i tipi come lei, i più insignificanti esseri del pianeta. Vabbè, ma non capisco perché me. Cioè... Lei non capisce, vero? Certo che no! Il motivo, mio caro, è che lei rappresenta un'enorme risorsa per l'umanità. Il rischio meno avventato, il pericolo minore. Ma quale terrorista, anarchico, fanatico penserebbe mai di arrivare a lei? Ok, ma come ci siete arrivati a me? In che modo? I nostri computer, quelli che lei chiama macchine sempre più piccole, l'ha selezionata fra 1 milione di candidati. Figo! Sono stato scelto come il più sfigato degli sfigati. Oh beh, un record è sempre un record, ho trovato un modo per sfondare. Ma non si faccia prendere da successo, lei deve restare così com'è adesso, una persona totalmente anonima. Oltre a me, solo il computer sa dove si trova il pacco. E anch'io fuori di qui dimenticherò tutto di lei e di quello che possiedo. Sarà un altro incaricato a venire a ritirarlo. Ok, ma qui davvero c'è il segreto dei segreti? Chi possiede questo pacco possiede la chiave della pace universale, della fratellanza tra i popoli, della sopravvivenza del genere umano. Ha firmato? Ah sì, ok, bene. Addio. E si ricordi di quello che le ho detto. Ha capito? Ha capito? Sì. Sì, ho capito. Armadio, camera da letto, dimenticare di avercelo. Sì, va bene. Ma, signorina! Se n'è già andata. Volevo chiederle se... Ma non c'è né ceralacca né sigilli. Sì! In fondo non sono così deficiente. Ho qui nelle mie mani... Il motivo, l'unica salvezza per il genere umano. Sì, non più Giovanni Bianchi, l'anonimo, ma Mr. Hyde, il più potente dei potenti. Vieni a me, liquido misterioso, vieni a me!
variazione 16, televisiva. Lei annuncia l'autodistruzione dell'umanità. Come? Mi scusi, non sono abituata a queste... Lei, professoressa, da 20 anni? No, scusa, no, non posso continuare. Nonostante la strepitosa evoluzione della tecnologia, non siamo riusciti, come già prevedevo allora, a risolvere i problemi fondamentali dell'umanità. Professoressa, mi sente? La progressiva mancanza d'acqua, ad esempio. Professoressa Mischinski, mi sente? Sì? Sì, e nei suoi libri da oltre 20 anni lei annuncia la distruzione dell'umanità. Sì, nonostante i progressi tecnologici, l'uomo continua a sperperare le risorse. Professoressa Mischinski? Sì? Mi sente? Dica, sì? Signorina. Sì, posso continuare? Mi sente? Sì, ok. Lei direbbe che la sua tesi sull'autodistruzione... Può parlare un po' più forte? Sì. Crede che la sua tesi sull'autodistruzione... No, scusa. Vede, la storia dell'umanità, il suo spazio storico, prende appena 6.000 anni. Siamo ancora giovani dopo tutto, ma siamo riusciti in soli 100 anni. Professoressa Mischinski, un momento, devo farle la domanda. Ma la domanda fondamentale è infatti questa. Riusciremo ad affrontare la progressiva diminuzione delle risorse idriche? Professoressa, mi senti? Dica. Dicevo, bella domanda. Ma la tecnologia rispetto alla carenza dell'acqua... radicale diminuzione, non carenza, ma signorina, è quello che dimostriamo tutti i giorni. Professoressa, parlavo della tecnologia, che seppur avanzatissima... Non la sento più, signorina. ...tante crisi di acqua in Europa e nel Non sento più niente. Professoressa, ma da qui la sua tesi che l'uomo in realtà è in errore del programma della creazione, mi sente? Errore? Ho toccato qualcosa che non va. Dicevo, l'uomo, professoressa, l'umanità... L'uomo, sì, certo, esatto. Un errore nella creazione. Ma l'uomo è sicuramente un errore nel progetto cosmogonico. Egli distrugge se stesso. Non si è mai visto in tutto il creato un animale simile che distrugge le sue risorse primarie. Sì, dunque. Veramente? Dunque lei lascia spazio a un certo cinismo critico? Ma cosa ha capito questo? Capra! Adesso, signorina, faccia riparare un po' queste cose tecnologiche e poi ne parliamo. Sì, ok. Variazione 17, alla commedia dell'arte. Ma dai, Colombina! Non star così bronzata con quel muso di pantegana! E dimmi di sì! No, Arlecchino! Tutte le volte mi dimandi la stessa roba e per mix no! Ma se te la dimando è perché lo vogliono! E non sarò mica l'unico uomo su tutta la faccia della terra a volerla! Invece di dirmi le paroline tenere, quelle che mi piacciono tanto, sempre quella mi dimandi! Te la dimando? Perché ce l'hai e te sei l'unica in tutta Venezia. L'unica me? Sì, l'unica serva, perché nelle case delle ricche che ne tanta, ma in quelle delle miseri come me. E te? Nisba! Ma mi son previdenta, ho fatto la scorta quando le fontanelle pisciavano ancora. Ah, brava! E allora dai, a me beve un gotto della tua acqua. Variazione 19, alla capanna di Betlemme. Thank you.
Maria! Giuseppe! Sei stanca? Vuoi che ci fermiamo? Non ho solo tanta sete. Là, vedo una capanna, ti potrai riposare. Io voglio solo bere, Giuseppe. Entra, vedo anche un bue. Grazie al suo caldo fiato, insieme al nostro asinello ti potrà scaldare. Giuseppe, forse non hai sentito. Là nel cielo vedo una stella che illuminerà giorno la buia capanna. Giuseppe, marito mio, non so come dirtelo, ma io ho la gola che si sta seccando. Non ci sarà più bisogno di chiedere asilo. Tra poco gli angeli canteranno il gloria. Giuseppe, ma ci sarà dell'acqua in quella buia capanna? Acqua? E le acque, mia dolcitudine? Affrettiamoci, sollecitudine! Ma sei sordo, fai l'ognorri? La seconda, Maria. Lo immaginavo. Ma non so più come dirtelo, ormai non c'è più acqua per la siccità e con tutti quelli che sono scesi per il censimento non ci resta che sperare in... E in chi, Giuseppe? In Babbo Natale? Ma no, il Babbo nostro, che anche è il Babbo suo. Perché aspettare, immagini, viene lunga, ci serve il miracolo. Un momento, Giuseppe, i pastori, chiamiamo gli angeli e gli diciamo di dire ai pastori di non portare le solite formaggette, formaggini, tumini, salamini, che mettono tanta sete, ma di portare dell'acqua, quella che gli rimane, un po' d'acqua, non dico tanta, dei catini, ma un'anfora, o due, o tre, un po' d'acqua, tanta acqua, per il Gesù Bambino e per i suoi genitori. Maria, sei divina! E adesso variazione 19, fiabesca, alla maniera dello scrittore La Fontaine. Chi in italiano diventa? La Fontana! Parlando d'acqua, appunto. Dentro c'è un botticino con l'acquina della fontanina che fa bene alla nonnina. Ma fai attenzione al lupo mattutino! Mia cara formichina, sono venuta a scaldarmi la pancina. L'inverno giù assai e se non mangio bevo sono guai. Sulla strada che portava al boschetto incontrò una vecchina. Mio bel cappuccetto, non vuoi una mela merina? Tu dammi il cestino. Cara mia, rispose la formichina. Non posso, sono più un osso la nonnina. Voi cantavate, scialacquavate durante l'estate. Ma qui dentro c'è l'acquina della fontanina che fa tanto, tanto bene alle ammalate. L'acquina della fontina, disse dentro la nonnina. E la bambina, sei sorda o sei cocca? No. Fontanina, no fontina. No! Che scialacquavo, disse la cicala. Al massimo cantavo. E la bambina scappò di botto nel boschetto. Parlavate di sete, assetato adesso siete. Ma il lupo era veloce, correva come la luce. Sono senza voce, invece di morte precoce. È arrivata, stremata alla casina, bussò tre volte la piccolina. Nonnina, ti ho portato l'acquina della fontanina. Della fontina, disse la vecchina. Oh,
sfegatato. Dammi l'acqua, piccina, gridò da dentro il lupo, vecchina nonnina. Ma la formichina indugiava. E la bambina temeva, tremava, sudava, al suo pensiero fuggiva. E così voi cantavate per tutta l'estate, domandò la cicala con labbra serrate. Canzoncine, signora ragnina, niente esagerate. La bambina senza porti questione ha preso una decisione. Ha preso Giustino, vostro destino, continuate a fare, cantate, cantate. Per vendere la bambicina. No, se tu bevi io muoio. Ti prego, finita la sorta. Ma la cicala... Spama! Le chiuse la porta. Ma che fai, bambina cretina? Vai finire la storia in maniera tutta storta! Acqua dolce, ma l'indulce che ne sangue da bev. Acqua straca e acqua sgonfia, su sciairemo e i grandi violet. La bandera in sera arriva, culto asper, pugiaggio e cedac. Il savone e la camisa, sfrega i panni e il riflesso di montagna. E quest'unta vagabunda, lena lingua che bagna i parol, lingua che ranza, lingua retunda, prima le timide per sbrofateci. Acqua dolce, troppa volta per far scarezza. Acqua ciara o scurce lenta, troppa veggia per trasferità, su tal ventro di ogni barca, sulla crapa di ogni sas, sulla rusari di ogni memoria, ma sulla de terrestera neanche un pas, neanche al suche de frusta la schiena, o la luna che brucia giù in me. Bianca la spada di ogni tempesta, riuscirà a lasciare un disegno. Lato di Apolli,